ricevuto di Ishikawa, Sbertoli sotto rete, può cercare il giapponese che va con una palla spinta, la tiene viva però Trento, poi Nimir regala la free ball, vediamo come gestisce Milano il secondo attacco, ancora da Ishikawa, Lucarelli difende, la palla è in campo, allora Milano ha una terza occasione, ancora dal giapponese, questa volta Ishikawa 1, Ishikawa 2, Ishikawa 3. Bravo Riccardo Sbertoli a ripetere l'azione e a mettere in palla il giapponese, bravo Ishikawa. 3 a 1 Milano. E non dimentichiamo le bellissime due difese di Lucarelli. Eh sì, è anche 16-15, proprio Podrasciani che va a spingere, smorzato dal nastro, con una mano la palla di Sbertoli e poi il punto di Matteo Piano. Provavano a lamentare la stessa chiamata che aveva cercato prima Milano, ma anche questa volta la palla era sembrata ancora al limite. Vediamo da replay, sì, la palla non aveva superato totalmente la rete. Bravo Sbertoli, ha tenuto... Sì, molto molto vicino alla linea, qui prova a spingere Sbertoli, ricevuto molto bene da Coi, che poi va anche ad attaccare, ma lo aspettava lì Jean Patry, che chiude la porta in faccia di Coi e porta Milano sul più 4. Anche per Coi, se continua a chiudere gli occhi ad attaccare, chiudere la palla, le palle tornano indietro, eh? E anche forte tra l'altro, non riescono neanche a coprirle questi. A tirare di quelle bordate. Un'altra, e questa volta la riesce a tenere in campo in qualche modo Trento con una gran rincorsa di Giannelli. Poi Patry riesce comunque ad attaccare e chiude il punto sempre su Rossini. E adesso Jean Patry, totale mattatore di questo set. 9-4 Milano. Totale mattatore di questo set. Cambio del libero nelle file di Trento. Adesso Giannelli al servizio, 18-14 il punteggio. Va forte Giannelli, lo riceve molto bene però Pesaresi. Allora Milano attacca con Ishikawa che qui tira fuori un bacino al pallone, pallonetto incredibile, tra l'altro col braccio piegato, che gesto tecnico. Bella, bella questa definizione del bacino al pallone, caro Lorenzo. Guardalo qui. Ottimo, 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 proprio. Al servizio proprio Riccardo Sbertoli, che prova a spingere, trova un ace importantissimo. Riccardo Sbertoli 22-15 e adesso Milano vola verso la conquista anche del secondo set. Milano, bellissimo ace di Sbertoli in zona di conflitto per Lucarelli. Ancora Sbertoli al servizio, riceve Lucarelli, poi Giannelli a cercare Coi, murato da Jean Patry, muro a uno. Muro a uno. Spostate le mani in diagonale all'ultimo, col corpo davanti a lui, gli ha spostato le mani. Bravo, 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 bravo Patry. Tre pari, ancora Ishikawa al servizio, palla che spiove, ricevuta ancora da Lucarelli. Giannelli a cercare Podrasciani, infermato, la tiene viva Rossini. Adesso deve attaccare ancora Nimir dalla seconda, palla che passa ma la difende Sbertoli. Allora Patry deve attaccare dopo l'alzata di Kosamernik. Nuova occasione per Trento, ancora con Nimir spostato però non facile il suo attacco, infatti Milano lo difende, poi arriva la pipe di Ishikawa, palla che torna in campo e poi doppio tocco di Podrasanin. E qui Milano chiude il punto con voglia perché Trento davvero non si era arresa mai. Applausi a Sbertoli che finalmente ha fatto questa bella pipe col giapponese ed è riuscito. Comunque Trento l'aveva difesa anche questa, quindi... Le aveva difese tutte. Ottimo, ottima pallavolo, bella pallavolo. Sei al servizio Tine Urnaut. Va forte Urnaut, Lucarelli però la tiene viva. Giannelli riesce a tenere anche questa palla giocabile, ma Milano, gran difesa di Sbertoli. Vediamo che Ishikawa come attacca questa palla che torna nel campo di Milano. La nuova occasione Matteo Piano e questa volta il primo tempo è da manuale. Da manuale, questa volta era potente. E ha messo giù una bellissima palla Matteo Piano, bravo Sbertoli. Che bella. Però facciamo i complimenti anche a Ishikawa che si è rigiocato la palla contro il muro e ha permesso. Deve seguire anche un maestro come Simone Giannelli. Qui buon servizio, vediamo come contrattacca Trento con Nimir. Sbertoli la difende, vediamo se Urnaut ci arriva. Sì, ci arriva, sfondando anche un po' la panchina di Milano. Ma adesso Trento dovrà chiudere il punto e prova a farlo con Lucarelli, con la palla morbida. Milano difende anche questa. Nuova occasione, Ishikawa, c'è stato tocco del muro.
Milano chiude il punto, Milano chiude il punto con Ishikawa. Ma che cosa ha fatto Urnaut? Sfondando la propria panchina, ma è riuscito a tenerla viva. Bravi, bravi, bravi. Purtroppo c'è stato per Trento l'errore fra Lucarelli e questa alzata di Piper un pochino troppo alta. Lui, da buon brasiliano, da bravissimo brasiliano, se le aspetta. E anche in questo caso non è riuscito Patry a fare punto. Qui la palla che Ishikawa riceve perfettamente, poi Kosamernik pianta un chiodo per terra. Ma cosa ha fatto Ishikawa? Ha fatto una ricezione triplo più, non doppio più. Veramente, e bravo Sbertoli a dare la palla a Kosamernik, perché meriterebbe qualche palla rischiando veramente di farsi male. Gian Patry, secondo servizio molto forte, questa volta Micheletto risponde presente, poi Lisignaz, gran difesa di Pesaresi, allora attacco di Urnaut in diagonale, Micheletto non riesce a tenerla viva e allora Tine Urnaut chiude il punto del 19-14 più 5 Milano. Tine Urnaut finalmente ha fatto un punto degno della sua carriera, della sua esperienza, anche se Giannelli a muro è saltato un po' in lungo ed è andato verso l'arbitro. Anche se grande alzata. E anche un atteggiamento, non dico da veterano, ma da navigato. Qui Ishikawa riesce comunque a tenere la palla giocabile. Vediamo Trento come gestisce l'attacco con Nimir. La difende Milano, poi Sbertoli a cercare Patry, che attacca dalla seconda e trova un gran punto Gian Patry. E qui Milano ha trovato una giocata migliore dell'altra, la difesa di Urnaut, anzi prima il muro, poi la difesa di Urnaut, poi l'alzata di Sbertoli e l'attacco di Patry. Esatto, bravo, bravo Lorenzo, hai già descritto tutto bene, benissimo te, quindi non c'è bisogno di nessun commento tecnico. È stato il replay che ci sta facendo vedere la grande giocata dopo la bordata di Nimir, che Milano è riuscita a difendere e permettersi un errore al servizio. Appena regalare la partita. E infatti non sbaglia, grande ricezione però anche di Ishikawa, attacca Urnaut che chiude il punto e allora Milano batte 3-0 in casa l'Itas Trentino e si vendica della sconfitta subita con lo stesso risultato in Coppa Italia, ma soprattutto sono tre punti importanti per i meneghini perché sorpassano Modena in classifica, esatto, a parità di partite giocate.